Nuove tecnologie quantistiche, come cambierà la nostra vita? Questo è il tema dell'incontro del Rotary qui a Mazara del Vallo oggi. Il personaggio principale dell'incontro di oggi, Sabrina Maniscalco, un personaggio molto importante a livello anche internazionale, una mazzarese doc. Sì, noi siamo orgogliosi di avere questa sera qui con noi Sabrina. Sabrina è una mia amica personale, ma lo spessore, come hai sottolineato tu, di carattere internazionale della professoressa Sabrina Maniscalco, è una docente universitaria, ci rende veramente pieni di orgoglio e di soddisfazione. Questa è la prima volta che Sabrina fa un convegno a Mazara e ho saputo anche che è la prima volta che fa un convegno divulgativo in italiano, perché fino ad ora tutte le volte in cui lei ha avuto un impegno è stato sempre a livello internazionale, quindi ha relazionato in inglese. Lei stessa mi ha confessato proprio questa sua emozione nel parlare la sua lingua durante l'esposizione della materia, diciamo, a lei cara. Il Rotary è sempre attento a quelle che sono le esigenze del territorio, ma anche alla cultura, e quindi la presenza di Sabrina oggi è un momento importante, ma non solo per il nostro club, credo che lo sia per tutta la città. La partecipazione del pubblico questa sera dimostra che c'è una risposta dei cittadini mazzaresi davanti alla presenza di una persona di così grande spessore che dà lustro alla nostra città. Accanto a me Sabrina Maniscalco, un intervento, quello suo, quello di oggi, sarà molto interessante. Si parlerà di nuove tecnologie, parlerà anche di quello che, del modo in cui proteggere appunto i nostri computer. Parlerò principalmente di una serie di tecnologie basate sulla fisica quantistica che al momento non sono ancora disponibili sul mercato, ma che saranno presto disponibili e che noi crediamo porteranno ad un cambiamento rivoluzionario in quella che è la nostra società, in quelle che sono le nostre tecnologie, e dunque è bene prepararsi. Sicuramente le tecnologie hanno cambiato nel corso della storia appunto la vita di ognuno di noi, nel futuro cambierà ulteriormente, ma soprattutto bisogna anche cambiare il rapporto di approcciarsi a queste nuove tecnologie. Sì, certamente, anche perché personalmente credo che questa rivoluzione sia in assoluto senza precedenti e quindi i cambiamenti, come spero di illustrare durante la conferenza, sono, sotto certi punti di vista, porteranno a una quantità di nuove possibilità, di nuove tecnologie in termini di crittografia quantistica, ma in termini anche di robotica, di ingegneria spaziale, eccetera, aprendo delle porte che fino ad ora erano impensabili che si potessero aprire. Facciamo anche qualche esempio pratico appunto. Ad esempio, credo che uno degli esempi più vicini a quello che sta succedendo è la capacità di codificare e decodificare in maniera sicura l'informazione disponibile per esempio su internet, perché credo che in un'era dell'informazione come quella in cui viviamo il problema della privacy, della sicurezza di tutta una serie di dati segreti, come per esempio segreti di Stato, sia uno dei problemi principali, e la fisica quantistica permette di utilizzare delle tecniche di crittografia, quindi di codificare in maniera completamente sicura e quindi evitare possibili situazioni destabilizzanti nel caso in cui spie, per esempio, vengano in possesso di segreti di Stato e dunque possano causare tutta una serie di problemi che ben ci immaginiamo. Perfetto, lei è in mazzarese, cittadina mazzarese, sì. Viene a fare qui questo incontro, la prima volta che partecipa ad un convegno qui nella sua città. Sì, Mazara è la prima volta, da un punto di vista della divulgazione scientifica, quindi un convegno aperto ad un pubblico di non esperti, è anche la prima volta in Italia. Ho fatto divulgazione scientifica, è una mia passione, e ho fatto tantissimo, organizzato tantissimi eventi, soprattutto in Gran Bretagna, in Finlandia, in Germania, ma in Italia è la prima volta, quindi sono particolarmente emozionata perché io amo la mia terra, la Sicilia, Mazara in particolare, e quindi sono molto contenta di essere qui.